Ormai l'ho detto a tutti, sono pazzo di te. Eccoci qui al Museo Civico di Foggia, che ospita in questo periodo la mostra Canzoni con Vista. Beh, non ci resta che andare a scoprire di che cosa si tratta. E a piedi caldi se ne sta. Prendi, spandi e spendi, non domandare da dove provengono. Dindi, tanti dindi che nelle tasche ti fanno dindindì. La prima pellicola a colori, realizzata per la promozione di un brano musicale, non è nata a New York o a Hollywood, bensì a Roma, nel 1959, grazie all'accordo stabilito tra Pietro Granelli e Paolo Emilio Nistri. Dall'alleanza d'affari fra i due scaturì l'avventura del Cinebox, il jukebox ad immagini che agli inizi degli anni 60 fu presentato sul mercato mondiale come la bomba cinemusicale del secolo. Esattamente un anno dopo, l'azienda francese Cameca presentò alla Fiera di Parigi lo Scopitone, praticamente un clone dei Cinebox. Seguirono anni di concorrenza all'ultimo filmato, prima in Europa, poi negli Stati Uniti. Ma problemi tecnici e brutte storie di mafia decretarono il fallimento di entrambi gli apparecchi già nei primi anni 70. In esposizione ben quattro degli apparecchi, due Cinebox, uno Scopitone francese e uno Scopitone americano, tutti perfettamente funzionanti, contenente ciascuno 40 pellicole originali a colori di filmati promozionali di brani musicali, centinaia di fotografie e manifesti originali rappresentanti artisti italiani e stranieri, testimonial del Cinebox. Giorgio Gaber, Gianni Morandi, Vittorio De Sica, Bobby Solo, Nilla Pizzi, Domenico Modugno. L'iniziativa si inserisce nella tendenza di una più attenta e partecipe rilettura della musica italiana e internazionale, del recente e meno recente passato della storia musicale e di costume che le giovani generazioni conoscono poco. Vi lascio con una curiosità. Ricordate Till Extraterrestre? Beh, Steven Spielberg e Carlo Rambaldi furono ispirati proprio dal Cinebox per la realizzazione del personaggio. Un saluto a tutti! Tutti frutti, 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 tutti frut